Cari amici, stasera, come può capitare, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp e mi è sembrato interessante divulgarlo nella rete perché queste normative europee su tutti i campi hanno rotto i cosiddetti farfallotti, nel senso che è ora di finirla. Io sono sempre stato dell'idea che bisogna uscire da sta Europa del cazzo perché ci ha già rovinato con queste normative che ormai non si può neanche più andare a cagare se non hai l'adeguato momento giusto o la carta igienica particolare. Allora è arrivato questo video che io voglio riproporre nel mio canale, divulgarlo a tutti i miei fans, e che a sua volta spero divulghino nello stesso modo chi ha canali o tra amici o quant'altro. Adesso lo faccio partire e ascoltiamo. Sta succedendo qualcosa che forse non tutti sanno, e non lo sanno perché quelli che dovrebbero informarli sono interessati a mantenere un basso profilo, qualcosa che riguarda internet e le nostre libertà. Siamo ormai abituati agli attacchi alla rete che arrivano dal nostro Parlamento, il Parlamento italiano, ma questo arriva da molto, molto più in alto, per la precisione, dal Parlamento europeo. Ieri la Commissione Affari Legali del Parlamento europeo, dopo 21 mesi di discussione sulla legge sul copyright, era chiamata a decidere se accettare la cosiddetta versione del piano Oettinger-Voss, ovvero quella della tassazione sui link e sulla censura preventiva, oppure la versione più ragionevole di buonsenso dell'eurodeputato dei Verdi tedeschi Giulia Reda, e manco a dirlo, ha votato per l'alternativa di Oettinger-Voss. Oettinger era quello, tutti lo ricorderete, che disse che i mercati avrebbero insegnato all'Italia come votare. Cosa significa? Significa che se il 4 di luglio il Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo, stante il parere favorevole di ieri della Commissione, dovesse votare per la ratifica di questa legge sul copyright, beh, da quel momento in poi, se caricherete un contenuto vostro sul web, potreste incorrere in spiacevoli messaggi come: non avete una licenza per questa regione, per questo contenuto. Oppure il caricamento è stato disabilitato perché le probabilità di violazione del copyright sono elevate. O che è necessario attendere mentre le foto delle vostre vacanze vengono caricate, perché prima devono essere confrontate con tutto lo scibile umano degli scatti fatti dai detentori dei diritti. A questo potrebbe ridursi il dibattito in rete. Prendiamo ad esempio l'articolo 11 che instaura la cosiddetta tassa sui link. Non stiamo parlando a scanso di equivoci di film o di canzoni o di interi libri, ma stiamo parlando del testo che, citato testualmente, si riferisce anche ai più piccoli frammenti di articoli contenenti notizie, che devono avere una licenza. Avete presente quel piccolo testo di anteprima che appare al fianco o sotto a un link, in mancanza del quale nessuno sa di mente si sogna di cliccare? Ecco, anche quello dovrebbe disporre di un'adeguata licenza. Ma sentite che cosa dice l'articolo 13. Le piattaforme online sono responsabili per le violazioni del copyright dei loro utenti e, in ogni caso, implementare filtri preventivi sugli upload. Significa che gli algoritmi rigetteranno a priori qualunque contenuto che potrebbe violare il copyright prima ancora che appaia online. Ma gli algoritmi non sono immuni ai falsi positivi e non possono certamente distinguere gli usi ammissibili, come le parodie e i meme, il diritto di critica. Non c'è nessuna concessione al concetto stesso di fair use. Ecco, ad esempio, sarà impossibile pubblicare la foto di chi che sia con una scritta sotto, appunto i meme, a meno che quella foto non l'abbiate scattata voi stessi. E anche così sarete comunque giudicati colpevoli, a meno che non vi dimostriate innocenti e non conduciate lunghe battaglie per riportare online i vostri contenuti. Anche questa controrassegna diventerà impossibile da realizzare, a meno che di non tagliare qualunque immagine e di non trasformarsi in un grande media televisivo. E chissà, se questa legge dovesse essere retroattiva, quanti canali a milioni verranno oscurati nei prossimi mesi. Inoltre, chi è che ne trarrà vantaggio? Non tanto gli editori, come ci si potrebbe aspettare, perché già analoghe leggi in Spagna e in Germania hanno dimostrato che questa politica porta in realtà a un calo delle letture e degli articoli. Invece andrà bene per chi ha i mezzi e le tecnologie per implementare questi potenti algoritmi, questi filtri. Chiaramente parliamo di Google e Facebook, mentre tutte le altre piattaforme dovranno disabilitare la possibilità di caricare anche dei semplici link.
quindi i monopolisti diventeranno ancora più monopolisti. Tim Berners-Lee, l'inventore del World Wide Web, ha dichiarato che questo è un passo senza precedenti verso la sorveglianza e il controllo automatizzati. E perfino il relatore alle Nazioni Unite che si occupa della libertà di opinione e di espressione ha detto che andiamo verso una censura preventiva che restringerà la libertà di espressione. Ho chiesto a Guido Scorza, avvocato esperto di questioni della rete che i lettori di bioblu.com conoscono bene, di esprimere le sue considerazioni. Eccole. Alcune delle norme contenute nella proposta di direttiva approvata ieri dalla Commissione Giuridica del Parlamento Europeo sono pensate male e scritte peggio, in maniera sciatta, approssimativa, di difficile applicazione. È una classica norma contro, è stata scritta pensando a Google e soci, ma dovrà trovare necessariamente applicazione nei confronti di tutti, anche della più piccola delle start-up. Si consegna a Google e soci il compito di decidere quali contenuti possono restare online e quali viceversa potranno essere rimossi. Ed è esattamente quello che succederà, perché saranno loro a decidere quando rischiare una causa per violazione del diritto d'autore e quando non rischiarla. La rischieranno quando l'utente ha le spalle larghe, non la rischieranno quando l'utente non ha le spalle larghe. Ci sarà meno libertà di informazione per tutti. La partita è ancora aperta, il Parlamento si vota probabilmente il 4 luglio, parliamone. E allora parliamone, in rete ci sono già oltre 50.000 tweet con l'hashtag Save the Internet. E non è un caso se proprio il 4 di luglio viene già considerato il giorno dell'indipendenza della rete. Cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto far sapere agli eurodeputati che voteranno il 4 di luglio a Strasburgo che noi il piano Oettinger non lo vogliamo. BioBlu si è già attrezzato con la sua raccolta firme e gliela faremo avere. E allora guardate questo video, ricondividetelo, scaricatelo, ricaricatelo sui vostri profili e mi raccomando, firmate e fate firmare, forse non servirà a niente, ma ricordatevi che non si può mai sapere qual è la goccia che alla fine fa traboccare il vaso. Bene, come avete sentito, praticamente fanno di tutto per tutto. Mi sembra di rivedere quei film, non mi ricordo il titolo, che riportava praticamente il controllo globale, che all'inizio poteva sembrare fantascienza, ma io ho sempre affermato che la fantascienza, soprattutto nei film, è niente meno che il frutto di qualcosa che è in arrivo e che è già stato pensato e scritto. Perciò vuol dire che già siamo controllati, qui saremo ancora più controllati, perché così non si potrà esprimere la propria idea, la propria opinione e poter eventualmente, non dico usare la parola ribellione, ma direi che non possiamo praticamente far più niente. Ho preferito creare questo doppio video, nel senso doppio perché già in rete, creare il link sì, è fondamentale, però rivederlo e bloccarlo dall'immagine, catturare lo schermo come sto facendo io, può forse servire a distribuire l'immagine, l'informazione a più utenti. Vi prego di condividerlo, come dice il video stesso, è libero di essere rigirato e informato. Perciò chi ha il canale o qualcosa di o canali come il mio, vi prego di espanderlo. Un salutone a tutti, speriamo che le cose non vadano come si pensi, perché sennò andiamo verso una schiavitù generale, rischia internet di avere anche un crollo degli interessi e poter forse, come dice, agevolare solo qualcuno e danneggiare tanti altri. Ok, un saluto a tutti, la buona serata. Ciao.